Ben ritrovati al Castello di Prunetto, dove quest'oggi ospiterà la terza edizione della Dama del Sorriso, una meravigliosa manifestazione che assume anche un valore sociale, ovvero raccoglieremo dei giocattoli da consegnare ai bimbi meno fortunati. Qui, nel prato antistante Le Mura, si svolgerà quindi questa terza fantastica edizione. E voglio ringraziare da subito gli attori, ovvero i presidenti di queste straordinarie associazioni che, collaborando di nuovo insieme, realizzano delle cose belle e molto carine per il territorio. Sono il Gruppo Alpini di Prunetto, la Polisportiva di Prunetto, il Club Altalanga Serenissima, sempre di Prunetto, così come l'associazione Amici di Prunetto a Protezione Civile. E un ringraziamento particolare va anche a Dimensione Vintage, la persona di Sua Maestà Caterina, e tutte queste realtà oggi creeranno qualcosa di veramente bello. Quindi non perdiamo tempo, mettetevi comodi, andiamo a scoprire che cosa succede. Dimensione Vintage inizia, ma non prima di ricordare una grande realtà che è fatta da Interfaccia, la Croce Rossa di Monesiglio. Infatti, proprio tramite loro saranno distribuiti i giocattoli che raccoglieremo. Quindi, signori, mettetevi comodi. Iniziamo! Oggi è stata una giornata straordinaria, ma dobbiamo anche sempre avere un occhio alla sicurezza e all'assistenza sanitaria che proprio in manifestazioni come questa qui è fondamentale. Un ringraziamento particolare va quindi alla Croce Rossa, alla sezione di Monesiglio, onnipresente con dei volontari favolosi come Katia Pancia e il nostro Walter Biglierchio che oggi hanno presidiato la nostra manifestazione. Quando nasce questa bella realtà di Monesiglio? La Croce Rossa qui a Monesiglio, nata più di 40 anni fa, esattamente nel 1975. Ad oggi siamo circa 130 volontari e ci occupiamo delle cose più svariate, dal trasporto degli infermi, dializzati, principalmente ovviamente il servizio delle urgenze. E ci occupiamo dei comuni della zona, ovviamente non solo di Monesiglio, circa 12 comuni qui nell'Alta Langa. E cerchiamo di fare quanto ci è possibile. Chiaramente le difficoltà sono tante, i volontari mancano, però insomma, fino adesso siamo contenti del lavoro fatto. Oggi, tra l'altro, voi siete un po' anche l'interfaccia tra noi e quelle realtà che beneficeranno di questi giocattoli che i bambini hanno portato per altri bambini meno fortunati. E spesso appunto il nostro ente collabora con altri enti come ad esempio la Caritas o comunque i comuni e ci occupiamo di quelle persone che magari hanno un po' più di difficoltà economiche, vuoi per problemi di lavoro, per età, insomma. E i bambini chiaramente fanno parte di questa categoria, quindi oggi se riusciamo a regalare un sorriso a un bambino penso che sia la cosa più bella in assoluto, ecco. Assolutamente lo abbiamo fatto e allora un grazie ancora di cuore a Katia e a Walter per essere stati con noi in questa terza edizione della Dama del Sorriso.
Carissimi amici di Dimensione Vintage, siamo di nuovo al Castello di Pronetto, che quest'oggi ospita un'altra importante manifestazione, ovvero artisti a corte. E parlando di artisti, quelli con la A maiuscola, siamo onorati di avere qui con noi il signor Giovanni Bosca, un poeta, io lo chiamo anche un filosofo di vita, perché sicuramente è un maestro che può insegnare tante cose. A lui dobbiamo tante prose e tante poesie. Buongiorno Giovanni. Buongiorno, buongiorno a tutti. Non so cosa dire, perché cominciare è sempre duro. Vi dovrò dire che vi raccontarvi un po' la mia storia, perché sono a Pronetto mentre dovrei essere a Rocchetto Belbo, perché già là ci sono nato. Mio papà purtroppo è mancato quando io avevo appena 3 anni, mia madre è rimasta sola, come faceva poi con la bambina, mia sorella di 1 anno, a vivere là. Allora ha deciso di farci sfollare, di portarci da sua madre, cioè mia nonna, a Pronetto. Capito perché io sono di Pronetto adesso? Perché ho amato questo paese tantissimo. Toglimi una curiosità, Giovanni. Mi hai detto di darti del tu, mi hai fatto un grande onore. Tu hai un grande passato come maestro. Questo tuo scrivere, questo tuo romanzare, questo tuo creare poesie così stupende, così veramente appassionate, deriva, certo che le ho lette, deriva dalla professione che hai fatto o da un qualcosa che hai sempre avuto dentro e poi pian pianino è venuto fuori? No, è venuto fuori così, senza neanche aspettarmelo. Come un fiore. Come un fiore, e specialmente le poesie che sono frutto di lunghissime ore di pensamento. E tutte le poesie mie sono così, tutte a due versi con la rima baciata, ecco. E ancora adesso, quando voglio divertirmi, commuovermi, le leggo e le rileggo e mi piacciono sempre di più. Le riviste di Famiglia Cristiana, le riviste mensili di Famiglia Cristiana, le pubblicava tutte quelle che ho fatto io, tutte le ha pubblicate, tanto indicava che ammetteva che erano veramente interessanti e belle. La cosa che invece a me piace di te è che tu sai coniugare a volte la bellezza, la serietà, la passione, sì, l'interiorità, a volte con anche qualche momento di svago. Allora, se adesso io ti chiedessi, secondo te Pronetto senza castello sarebbe? Sarebbe un funghetto senza cappello. Mi ricordi solo anche per gli amici a casa quanti anni hai? No? No, e poi mi vanto. Novanta anni. 91 non ancora, okay, a giugno ci saranno. Ci saranno, e come ne verranno degli altri, ma per il momento ci fermiamo a 90. Sì. Allora Giovanni, noi ci rivedremo ancora dopo, per il momento il nostro viaggio all'interno di questa prima edizione di Artisti a Corte ovviamente continua. Uno degli artisti, sempre con la maiuscola, che ci hanno raggiunto qui al Castello di Pronetto quest'oggi è l'amico grande Ezio Masoero. Lui crea un qualcosa che io ritengo unico, di casette in pietra ne abbiamo già viste, ma queste qua sono straordinarie. Non lo dico solo perché ci conosciamo da tanto, ma so l'amore, la cura, quanto ci mette anche nella cura dei dettagli. Ezio, grazie con tutto il cuore per essere di nuovo ospite nella nostra trasmissione. Sono venuto volentieri perché mi avete invitato, e poi le cose le faccio con amore, con passione, con tanta pazienza e con tanto orgoglio. Quanto tempo dedichi a questo hobby? Ma il tempo non si calcola, perché si fa un po' a tempo perso, ogni tanto si fa un pezzo, si spaccano un po' di pietre, poi si mettono assieme, si assembla tutta la serramenta, le grondaie, tutto quello che ci vuole per fare tutta la casetta, tutte le cose che ho fatto. Qui non vediamo solo pietra, ci sono degli inserti in rame, in ferro, in mattone o comunque tutti elementi, addirittura anche qualche macchina che è parcheggiata nel garage. Le ho trovate in giro così, le ho prese, le ho trovate, ho visto che andavano bene, le grondaie sono fatte in rame, tutte fatte a mano, e poi anche le ringhiere di alcune sono fatte tutte a mano, in ferro, lavorate a mano e boom.
facendo un viaggio, un giro in mezzo ai pittori autodidatti molto molto bravi, ovviamente è la volta di Costa Claudio. Lui è un autodidatta, che lui scriva, che lui componga canzoni o che lui dipinga, abbiamo di nuovo di fronte un artista poliedrico. Diciamo di sì, ma non sono tanto artista perché sono autodidatta, è la prima volta che espongo e lo faccio volentieri perché sono stato invitato a esporre questi quadri, che non lo facevo perché non ritengo che ci sia il motivo e il valore per fare questo. Invece ti sbagli perché sono molto molto belli. Speriamo che sia, è una creazione che è stata fatta così con tanta buona volontà e tante ore di lavoro. E questo è così. Invece, per quanto riguarda la musica, a 14 anni andavo a scuola di musica, a 16 anni eravamo già in quattro giovanotti che andavamo a suonare in giro, siamo andati per una quindicina di anni, poi abbiamo cambiato lavoro. E invece per quanto riguarda le poesie, che poi ho messo anche tante in musica, lì forse ho preso ancora un po' da mia nonna di Levice, che scriveva già poesia quel tempo là. Guai perdere sia il linguaggio e sia le tradizioni della composizione. Che poi bisogna anche dire, ricordare, che tanta gente, non tanta, magari qualcuno, che non avendo anche che niente o poco, è riuscita a costruire tanto, con tanto vero, sacrificio e tanto buon senso, e questo non bisogna dimenticarlo. La prima edizione di Artisti a Corte si tinge di rosa. Siamo in compagnia della signora Pasqualina Poggio, una straordinaria artista che mi dice essere poliedrica. Buongiorno Pasqualina. Sì, io faccio ceramica, mosaico, pittura, in ogni genere, dall'acquarello all'olio all'acrilico. Secondo momento, secondo, no, non vorrei dire ispirazione, secondo quello che sente il mio cuore, perché tutto è generato dall'amore, come abbiamo già detto prima. L'amor che tutto muove mi ha portato a Brunetto, in questo posto così bello, così lindo, affascinante proprio per l'uso dei materiali locali, la pietra, il legno e poi questa cura per gli alberi, per la natura. Mi viene di abbracciare tutti gli alberi. Allora, lei oggi qui ci delizierà di alcune caricature, dove si sa, in un'opera così manuale non c'è una foto creata da un dispositivo, ma c'è sempre una contaminazione personale. Certo, viene fuori il personaggio nella sua interiorità. Praticamente qualcuno mi dice, mi hai dipinto l'anima, e questo è il più bel complimento che io possa ricevere. Trottolaio di Rocca Vignale, il più famoso, perché ormai ti vediamo dappertutto, tu sei ogni dove e sei veramente straordinariamente bravo. Lasciati fare i complimenti, prima che con Sua Maestà hai fatto un siparietto che era unico nel suo genere. Grazie, speriamo di andare avanti così, però la vecchiaia incalza, sì, e non so quanto durerà ancora perché non c'ho di seguito. Questa è una tradizione che va mantenuta. Va mantenuta, però bisognerebbe che qualcuno si dedicasse di più, che venisse a imparare. Tu le fabbrichi e le utilizzi in maniera magistrale? Sì, io le faccio così, non, tutti parti per diletto, sì, artigianalmente. E quando tempo perso, faccio questo e faccio altre cosine lì, stupidaggini in legno. Ma stupidaggini, abbiamo visto che sono delle cose carine. E tu dedichi tutte le tue creazioni, alla stramaggioranza, in beneficenza. In beneficenza. Tu lo fai sì, proprio per l'ospedale Gaslini. Per essere precisi, per la banda degli Orsi, che è quella che dà gli appartamenti in uso gratuito ai familiari dei bambini lungodegenti dell'ospedale Gaslini. È giunto il momento di una grande nostra conoscenza, un amico, a lui dobbiamo tantissime cose, tra cui quello di abitare qua a Brunetto, Aldo Carbone. Si dice durante la visita, perché lui ha una mostra permanente a Castello, che lui dipinga, lui scolpisca il legno e la pietra, tutto riesce. Aldo, ancora oggi un grande successo. Sì, è una giornata bellissima, una doppia mostra, una interna, l'altra esterna. E ho visto che con molto piacere che le mie opere sono sempre più apprezzate,
specialmente da gente giovane di media alta cultura. Ma tu hai questa particolarità, tu riesci a coniugare quadri come paesaggio con altri che hanno una simbologia con temi attuali, quindi tu catturi praticamente tre generazioni, tutti si rendono conto che c'è la realtà nei tuoi quadri e la passione nel trasmetterla. Sì, perché io frequento la gente, tanto anziani come giovani, come, cioè non ho distinzione di prediligere una certa classe, per me sono tutti uguali, no? Quindi cerco di dare ai giovani l'impulso di apprezzare l'arte. Non potevano mancare anche oggi gli artisti del legno, loro sono veramente straordinari, gli amici Walter e Dario ci seguono e noi seguiamo loro con passione, con soprattutto tanta ammirazione, e abbiamo la fortuna, l'onore di riaverli qui a Prunetto. Loro non solo espongono, ma sono talmente bravi che riescono a lavorare in diretta, non hanno paura delle folle, ne sono tanto abituati, partecipano alle fiere, agli eventi più importanti, e quindi non potevano mancare qui oggi. Walter, stai creando un altro straordinario pezzo, un bellissimo galletto. Niente, oggi essendo il 1° maggio è la festa dei lavoratori, la festa del lavoro, allora cos'è meglio che un galletto, la sveglia del mattino per i lavoratori? Allora con questa mia idea ho iniziato a scolpire un galletto e poi vediamo se riusciamo a realizzare e a fare uscire cosa nella testa. Tu vai forte con gli animali, abbiamo visto orsi, scoiattoli, galletti, gufi, sei straordinariamente bravo. Sì, mi piacciono gli animali, per cui cerco di esprimere anche questo. Faccio dei visi anche di persone, di Cristi, però gli animali mi ispirano un po' di più. L'espressione di se stessi è sempre forse la migliore forma d'arte. Allora, senza andare troppo in là, ci spostiamo da un altro grande amico, e lui è serissimo, è concentrato, Beichero, perché lui è proprio concentrò, ed è l'amico Dario. Lui sta cercando di creare un cavallo che traina una slitta carica di legno. Proprio così. Allora Dario, quando nasce questa passione? La passione l'ho sempre avuta, perché la faceva già mio papà, e allora l'ho continuata un po', e boh, l'ho sempre avuta da quando sono nato, in pratica. Ho sempre visto il legno, sempre stato a contatto con il legno, si vede che mi è entrato un po' nel sangue. Mi piace vedere a lato questa tua borsa degli attrezzi, che è pieno di scalpelli di precisione, Tesmi, Plopi e Mediche, con Teacher Robert, bellissimo. Sì. Cosa vuoi fare? Sono attrezzi del mestiere. Quindi dal pennarello per tracciare all'ultimo dei scappelli, certo, per definire. Certo, ci va di tutto. Abbiamo parlato dei quadri, quindi della pittura, della scultura su legno, e non possiamo non parlare di un qualcosa di meraviglioso, le sculture di pietra, perché tu sei un artista veramente straordinario. Fernando arriva da Castelletto Uzzone. E quando hai scoperto questa passione e soprattutto la capacità di lavorare questo materiale che sembra morto? Vengo da Castelletto Uzzone, poi ho sempre fatto il muratore, e quando vedevo una scultura mi piaceva provare anch'io. Ho visto che ci vuole tanta pazienza, molto tempo, ma che mi riusciva. E allora mi sono messo lì a fare quei lavori lì, specie dopo che sono in pensione. Ho lavorato degli anni interi a fare catene, pietre, ancore, cosa così. Come si fa a costruire una catena come quella che hai oggi esposto? Per fare una catena come questa ci vogliono dei mesi, che la gente mi diceva: ma te sei matto? E io ridevo un po', poi lo facevo lo stesso perché mi piaceva farlo. Il più che bisogna trovare la pietra adatta. Quando uno l'ha trovata si mette lì e piano piano fa dei migliaia di buchi con un trapano, con delle micialvidia, per far uscire un anello. C'è solo quel modo lì. Son Pinocchio, son geniale, con in zucca tutto sale. Da Natale a Carnevale è continuo baccanale. Quindi scherzi in libertà fo con gran felicità. Ascolta Pinocchio,
ti prego in ginocchio, sei ex burattino, non fare il cretino, sei senza ritegno, su, studio ed impegno, libertà, libertà, senza sé e senza ma, ecco qua dove sta la più grande felicità. Grazie, la libertà è il più grande dono.